Estremamente raro quello che sta succedendo, perché un video prima di una partita della Juventus in cui non si parla nello specifico della partita della Juventus è qualcosa che non fa parte di me, ma semplicemente perché il mio focus in questo momento è la partita. Però la Juve non può farmi certe cose, la Juve non può nel frattempo in vie parallele fare certe cose, perché io voglio che il focus rimanga questo, e cioè la partita col Frosinone, perché per me la roba importante è la partita col Frosinone. Però nel frattempo la Juve sta portando avanti qualcosa di importante, da non lasciarne il dimenticatoio, da non lasciar decantare, qualcosa di cui dobbiamo parlare, è qualcosa anche di inaspettato, devo dirvi la verità. E non mi piace parlare di mercato prima di una partita della Juve, e quindi mannaggia voi, giunto di manna, ma proprio oggi dovete fare questa roba, proprio in questa serata, proprio per confondere le idee. Mi viene in mente la finale mondiale della Francia contro la Croazia, quando Ronaldo arriva alla Juventus, che per distogliere l'attenzione dalla partita si parla di Ronaldo che arrivava, e poi distogliere l'attenzione alla finale mondiale sembra una follia, però io in quel momento lì parlavo di Ronaldo, e sto ovviamente parlando di Samardžić. Questa volontà della Juventus di inserirsi nella trattativa tra Udinese e Napoli, e a quanto pare questo successo momentaneo della Juventus, che vuol dire niente ma vuol dire anche tutto. Ne parliamo prima di tutto, però voglio dirvi una cosa. Non so se avete visto sul mio Instagram o sull'Instagram della Bobo TV che arriva a doppio passo. Che cos'è doppio passo? È un nuovo programma che andrà in onda su Twitch, proprio sul canale ufficiale della Bobo TV, in cui io, insieme ad altri amici, tra cui Davom e Luca, il critico calcistico, andremo tutti i giovedì in onda per un nuovo format sportivo, in cui andremo ad analizzare la Serie A nel dettaglio, veramente al millimetro, col microscopio. Se volete saperne di più, seguite tutti gli aggiornamenti che verranno postati sulle varie pagine Instagram. Tanto ve la butto lì, perché nelle scorse settimane qualcuno mi aveva chiesto cosa state cucinando con la Bobo TV. Abbiamo cucinato doppio passo. Eccoci qua. Cosa sta succedendo tra la Juventus, l'Udinese, il Napoli, Samardžić? Tanto Samardžić a me deve anche un attimino decidersi. Adesso questa è una battuta ovviamente, però ci sono stati tanti problemi tra l'entourage di Samardžić e le squadre che vogliono tesserare Samardžić, e l'entourage è rappresentato dal padre. Quindi questa cosa un po' mi preoccupa, devo essere sincero con voi, devo essere onesto con voi, questa cosa un po' mi preoccupa, perché quest'estate Samardžić aveva già fatto, sostenuto le visite mediche con l'Inter, lo ricorderete. Poi non si è trovato l'accordo, c'erano stati dei problemi, l'Inter diceva colpa dell'entourage, il padre diceva colpa dell'Inter, insomma ognuno si puntava il dito, e alla fine Samardžić è rimasto a Udine. Poi cos'è successo? Che nelle settimane scorse sembrava ormai consolidato, anzi sembrava ormai già fatta con il Napoli, tutto fatto, era solo questione di annunci, no? Di trovare l'incastro, di ufficializzare il tutto, tant'è che il Napoli, quando a Capodanno ha fatto gli auguri e aveva scritto buon 2024, il 24 dell'anno 2024 era sulla maglia di un uomo, di un ragazzo di spalle, che dalla capigliatura sembrava essere proprio Samardžić, e il 24 era il numero di Samardžić, e io devo dire la verità, ho creduto che potesse essere un easter egg del Napoli che stava trattando il giocatore, un pochino una volontà del Napoli di andare a ricalcare l'anno nuovo, il 2024, e questa grafica che poi con l'evoluzione, con la conclusione della trattativa, poteva diventare qualcosa di simpatico per l'annuncio. Non sarebbe stata la prima volta, io ricordo l'annuncio folle del Napoli per Gökhan Iller, con un giocatore che entra durante una conferenza stampa di De Laurentiis con una maschera da leone e si toglie la maschera di Iller. Cioè veramente, quella è stata una roba, una delle più grandi tresciate del calcio italiano legate al calciomercato che io possa ricordare. Di ricordo di averla vista addirittura in diretta e di esserci rimasto male, perché Iller era un giocatore che seguiva anche la Juventus. E da un centrocampista dell'Udinese che cercava la Juve va al Napoli, a un centrocampista dell'Udinese che cercava il Napoli e forse andrà alla Juve. Perché ancora una volta sembra essersi bloccato il tutto tra Samardžić, e quindi la parte dell'entourage di Samardžić, e la squadra che va a trattarlo, quindi il Napoli, sembra per un discorso legato all'ingaggio o forse ai diritti d'immagine, che come ben sapete a Napoli sono qualcosa che viene trattato a parte dalla società.
e vengono destinati tutti alla società. C'è sempre quello scoglio per tanti calciatori che vanno a trattare un contratto con il Napoli. E quindi Samardžić in questo momento sembra essersi allontanato fortemente dal Napoli e sembra esserci stato questo inserimento prepotente della Juventus, che già lo seguiva, già lo aveva messo nel mirino, per poi lasciarlo un po' stare nelle ultime settimane proprio perché sembrava destinato ad andare al Napoli. Invece la Juve adesso ha provato a dialogare con il papà per bloccare questo giocatore e offrirgli addirittura uno stipendio superiore ai 3 milioni di euro, cifra che probabilmente andrebbe a soddisfare le richieste economiche del ragazzo e dell'entourage. La domanda ora è una e una sola: ma la Juventus questa operazione la sta facendo per bloccarlo in vista giugno o per farlo arrivare direttamente a Torino? Perché qui casca l'asino. Perché io adesso devo dirvi la verità, sono sincero, se la Juve va a fare un blocco di questo tipo, io mi immagino che sia per portarlo già adesso a Torino, perché sennò semplicemente ne parliamo quest'estate, con tutta la calma del mondo, non sarà, poi magari va via Samardžić, poi magari si organizza con un altro, e allora ci sarà un altro obiettivo, un'altra prospettiva, un altro giocatore su cui andare. Non succede niente. Se la Juve si inserisce adesso per via di questi problemi con il Napoli e quindi magari il padre che prova a sondare il terreno in giro, secondo me perché la Juve lo vuol fare adesso Samardžić, cioè per quello che vi dico, parliamone adesso. Per me l'obiettivo principale adesso è la Coppa Italia, la partita col Frosinone è il trend topic della giornata, però il pomeriggio è stato rovente tra Juventus e Samardžić, rovente, perché la dirigenza della Juve sta iniziando a sondare e sta iniziando a cercare di capire se può concludere concretamente questa operazione. Poi con Samardžić c'è da andarci piano, l'abbiamo detto prima, l'Inter l'aveva trattato tanto che era già arrivato a fare le visite mediche, il Napoli sembrava vicino e poi alla fine non si è fatto niente con nessuna delle due. E qui il problema non può essere l'Udinese, perché tante squadre, tanti club hanno trattato con l'Udinese e difficilmente ci sono stati questi problemi. Secondo me l'Udinese in questo momento si è anche abbastanza stancata della situazione perché ha deciso di monetizzare la cessione di questo calciatore, alla fine è ancora lì, rimane lì, nonostante l'interesse di due club importanti della Serie A. Ed ecco che spunta la Juve. Che cosa ne penso? Al di là dell'aspetto caratteriale della gestione del ragazzo, che boh, mi sembra dilettantistico, devo dire la verità, perché si sta continuando a dare la parola, si sta continuando a dire sì va bene vengo a giocare lì, allora parliamo e poi alla fine manca sempre qualcosa, poi io non so cosa succede esattamente nel dettaglio, ma questa è la mia impressione e la voglio dire, quindi dal punto di vista della rappresentanza non mi sembra il massimo, un po' come era successo con Dybala e Jorge Antun, lo ricorderete, c'erano stati dei problemi, delle discussioni e non sono ovviamente pagine che voglio andare a ritirare fuori. Non mi piace la gestione del ragazzo, questo è un dato di fatto. Dal punto di vista tecnico è un giocatore squisito, è un giocatore che mi piace tanto, è un giocatore che trovo utile per la Juventus in questo momento, per un motivo, ne avevamo già parlato, è quello che ti dà la possibilità di fare un cambio di atteggiamento, nel senso c'è la possibilità di partire 3-5-2 ma di giocare comunque 3-4-2-1. Abbiamo parlato l'altro giorno, vi lascio il video qui sopra nelle schede dove vi parlavo di Tridente, la possibilità di inserire Yıldız che va a fare un po' quello che fa McKennie sul disturbo dell'azione avversaria, sullo sviluppo da dietro, quindi quel pressing lì, e Samardžić può essere quella mezzala ideale che si alza va a fare il tre quarti per dare un'opzione in più alla Juventus in fase di pressing, ma soprattutto in fase di palleggio e in fase di ultimo passaggio, perché è un giocatore che quelle cose lì le sa fare alla grandissima. Alla Juventus manca effettivamente un uomo in più in quella porzione di campo, nonostante l'ottima stagione di McKennie, ma che può giocare anche sulla corsia di destra, dato che a destra in questo momento non c'è un vero e proprio titolare e Cambiaso potrebbe benissimo andare a prendere il posto a sinistra di Kostic. E qua mi viene in mente, mi viene il dubbio di pensare, vuoi vedere che esce Kostic e entra Samardžić? Non lo so, vediamo. Ieri vi parlavo di questa voce di un'offerta per Kostic dall'Arabia e la Juventus che era interessata a inserire Bernardeschi al suo posto. Ecco, se invece la Juventus è interessata a prendere Samardžić per andare a creare una corsia di sinistra composta da Ealing e da Cambiaso, una corsia di destra composta da McKennie e da Weah con De Sciglio Jolly prossimo al rientro, in modo da liberare un posto in mezzo al campo che comunque è necessario per via delle squalifiche di Fagioli e di Pogba,
Quindi da questo punto di vista la trovo un'opzione sensata, perché è un'operazione comunque a prezzo contenuto, è un giocatore con delle caratteristiche importanti che conosce già il campionato italiano. Poi io sono sempre di quell'idea, dopo l'anno scorso, fare delle operazioni interne ancora al campionato italiano non mi sembra il massimo della vita, maggior ragione dopo tutto quello che si è detto sulla valutazione dei calciatori e Dragusin come fa a valere 7 milioni di euro, e guardate un po' che cosa succede dopo un paio di stagioni, chi l'avrebbe mai detto, i calciatori possono acquisire valore, e quindi non mi piace tantissimo l'idea di fare ancora affari con le squadre italiane, ma questa è un'occasione da non perdere, questa è un'occasione di mercato vera e propria, e non è la sorpresa del nome di Samardžić, perché chi è stato presente nelle live che facevamo qua anche un paio di mesi fa vi dicevo, per me l'unica opzione percorribile davvero a centrocampo è quella legata a Samardžić, perché è un'operazione sensata, è un'operazione che ha ovviamente delle agevolazioni vista la situazione. Poi se ne è inserito il Napoli, pensavo fosse tutto fatto col Napoli, e oggi invece abbiamo avuto la notizia che col Napoli ci sono state delle complicanze, la Juve si è inserita, ci sta provando concretamente, l'unico dubbio è giugno e gennaio. Io butto il mio euro, vi dico, se la Juve si inserisce lo fa già per gennaio. Voglio sapere la vostra sotto nei commenti. Ok, 11 minuti in cui abbiamo parlato di Samardžić, chiudiamo, chiave legata a Samardžić, la buttiamo, e adesso ci concentriamo sulla cosa più importante di oggi, e cioè Juventus Frosinone, Coppa Italia.